Matera lies in the southern Italian region of Basilicata. Until the 1960s, many locals lived in the town's unique cave dwellings, often in wretched conditions. This history is reflected in its cooking, with cereals and bread, casseroles, pasta, and stews, such as piñata, which is traditionally served in a clay pot. Many of the cave dwellings, the so-called sassi, have been restored. Pino Sicilino lives in one together with his family. Vivere nei sassi adesso, da 35 anni che noi ci abitiamo qui giù, è qualcosa di eccezionale, bellissimo. His wife Antonella passes on the recipes to her grandchildren. E le tradizioni della nostra vita, noi viviamo in questo territorio e quindi non possiamo dimenticare le nostre tradizioni. This is close to Pino and Antonella's hearts and their wider families. They are all active in efforts to preserve the old town. Antonella has five grandchildren for whom she cooks regularly. In piazza cerco di andare sempre da un venditore che produce dalla propria campagna, perché oggi è importante una cucina sana, una cucina naturale. 4 euro faccio per fagiolini invece di 5 euro. Un mazzo di cicorie, poi voglio 1 chilo di pomodorini, 2 chili di patate e poi 1/2 chilo di cipolla, questa rossa, e una testa di sedano, grazie. Dammele tutte, dai, quelle buone, vedi quella rotta. Prego. Tutto 5,50. Vabbè, grazie. Grazie a te. Scusa. At the gates of the city is the Murgia Materana National Park, which Pino is visiting with his granddaughter Matilda. It's home to the oldest caves in all of Matera, which have been declared a UNESCO World Heritage Site. Some of them are not natural, but were carved into the soft, tough stone. For this reason, they're sometimes referred to as architecture in the negative. Qui siamo in una grotta dove proprio in origine serviva per i pastori o altri viandanti. Usavano queste grotte come rifugio, anche se in origine, proprio in origine dei tempi, 4-5 mila anni fa, qui si è ipotizzato che ci stavano delle abitazioni di nomadi. Io come nonno, perché amo la mia città, amo la mia tradizione, amo la cultura di questo territorio, devo dare ai miei figli, ho dato prima, e ai miei nipoti, devono continuare questo rapporto culturale. Le pastore qui, vedi il lavoro fatto dai pastori o dai viandanti, gli hanno costruito, no, questo arco qui, di lì passava l'acqua con, vedi, tutta l'acqua, sì, no, no, e passava di qui. Mi piace vivere nei sassi perché mi piace proprio la storia di Matera e anche la storia in generale. Se loro stavano bene in queste grotte, come io sto bene a casa mia, allora potevano passare il tempo. At one time, the entire old town of Matera looked like the national park. Today, life in a sassi, which means stones in Italian, is almost like living in an ordinary house. In the Sigillino family home, Antonella and her granddaughter Amelie are baking stracciate, for which they are preparing some dough. Mi fai vedere le mandorle come stanno? Aspetta che le apriamo. Spiaggiale così.
Quelle più grandi, vedi questa, questa. Ecco, adesso basta così e mettiamo le mandorle e cominciamo a impastare, vedi. Antonella mixes the almonds with flour, sugar, eggs, cocoa and a little baking powder. Then Amelie slowly adds some cold coffee. Quando abbiamo un po' di tempo riusciamo sempre a fare qualcosa che comunque ricordi un po' il passato, come le strazzate che si facevano una volta in casa. Se non le tramandiamo noi che siamo i nonni, che cosa non sapranno come si fanno le vecchie ricette. Io direi che basta il caffè, che dici tu? Secondo me un altro po' e basta. Un altro po'? Poco poco però. Beh, non la mettiamo un po' qua? Non le abbiamo per niente assaggiate, eh? Assaggia, vedi come sono? Sì, sono buone. Sono buone? Perfetto, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Siamo una coppia vincente. Sta attenta che quando le togli dal forno, quando le devi sfornare, devono essere un po' morbidine, perché quando poi si raffreddano diventano dure, altrimenti se sono dure non riesci proprio a mangiarle. The stracciate are baked in the oven for 20 minutes at 160 degrees Celsius. The hilly landscape that surrounds Matera is one of Italy's breadbaskets. Now in mid-September, almost everything has been harvested. Antonella's son-in-law Marcello is on his way to buy some flour. Io amo la campagna materana perché ci sono nato. Si possono trovare i migliori ortaggi d'Italia e forse d'Europa in questa zona. E per noi, diciamo, che viviamo qui è normale poter comprare questi ortaggi di alta qualità. As well as cereals, the fertile soil also offers ideal growing conditions for citrus fruits, aubergines and figs, and of course, olive trees. There are only a few traditional mills remaining. Marcello comes here to buy organic flour, also from old varieties of grain. Buongiorno. Ciao, come va? Tutto a posto. Michele, buongiorno. Buongiorno. Com'è? Tutto a posto. Ti consiglio quella del senatore Cappelli perché è un grano antico che ha ottime qualità, tra cui le proteine sono molto alte e durante la lavorazione non produce molto glutine e poi ha un sapore perfetto. Fantastica. Ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao. Pino is preparing lunch. He was one of the first to invest in an old sasso in what was then the abandoned old town. Non è una casa in cemento o in acciaio, il tufo è qualcosa di particolare. Quindi per questo c'è bisogno di maestranze veramente preparate che sappiano veramente riconoscere il tufo e come il tufo va inserito per la costruzione. Today, Pino is cooking a parmigiana, an aubergine casserole. In molte zone d'Italia, loro le bucce le lasciano lo stesso, però noi facciamo il nostro tipo di melanzane tagliandole le bucce, quindi avendo soltanto il cuore della melanzana e così non abbiamo problemi di sentire quel tipo di amarognolo in bocca. First, the slices of aubergine are turned in flour and then egg, and then deep-fried until golden brown. La parmigiana di solito si mette salame, si mette formaggio, si mette, però io inserisco
Un dato in più, soprattutto per vigiare molto di più i miei nipotini, ci inserisco sempre le polpettine che danno un contorno nell'interno di questa parmigiana del nonno e loro sono felicissimi. The meatballs consist of ground beef, breadcrumbs, egg and a little salt. Pino then layers aubergine, salami, scamorza, a smoked buffalo cheese and the meatballs and pours a tomato sauce over everything. Allora, a che punto siamo? Siamo all'ottimo punto, Antonella. Adesso devo fare altri due strati e poi tutto condito, lo metto nel forno, 35 minuti ed è tutto pronto. Quindi posso cominciare ad apparecchiare fuori? Sì, signora. Perfetto. Her daughter Nastasia and her family live right next door. They all share the terrace. Eccolo qua. Ehi, Antonella! Questo lo tagli tu, te l'ho fatto senza sugo. Jacopo, Stasia, poveri Pedro, bambini, buon appetito! Buon appetito! Mi dai un po' di pane, per favore, grazie. Prego. Diego, come sono le polpette? Buone. Buone? E quando ne fa? Ma non ho idea di come si faccia la verifica. Voglio vedere la papa. Sono facilissime, però sono noiose. Ma quante ne hai fatte già? Pino! Every evening there's a knock on the door from their neighbor Angelo. He and Pino have been friends for over 30 years. Ciao. Matera was once called the shame of Italy. Until the 1950s, thousands of people lived in the cave dwellings, many in abject poverty. Eventually, the residents were evicted and rehoused. Since 1993, the old town has been a protected UNESCO site, and since then, a great deal has changed. Many of the caves have been renovated, and the town is now a tourist hotspot. Questo turismo di massa così fatto, molti abitanti hanno lasciato l'abitazione e stanno trasformando le proprie abitazioni in B&B, alberghi e ristoranti. Sta perdendo la propria caratteristica che è tipica dell'abitare dei Sassi. Se non fosse successo questo flusso di turismo, le case nei Sassi dovevano continuare a essere abbandonate, mentre così almeno si inizia a vivere. Poi, noi che abbiamo cercato di... Pino is the founder of the association A Pepino, which works for and advocates the interests of residents. Its members meet every evening in the old town. Non è possibile, la sua mancanza. Arriva, arriva. Questo metterci insieme significa per noi creare quel rapporto di solidarietà, di amicizia, di rapporti belli, dove si parla di politica, si parla di cose sciocche, ma anche di cultura, si parla di tutto. L'importante è che sia insieme. Sui libri di architettura, il più grosso urbanista del Novecento. Il più grosso urbanista del Novecento. Del Novecento. At the Sigillinos, the day begins early. The older children are out of the house by 7:30 a.m. Marcello accompanies the youngest to school while Nastasia sets off for work. Marcello and Nastasia both work in a former monastery in Matera. Nastasia's route leads her through one of the oldest streets in the city. Sono nata a Matera e vivo nei Sassi da sempre, ora con i miei 5 figli. Per andare a lavorare faccio ogni mattina questa strada perché penso sia la più bella, anche se poi è la più lunga e la più faticosa. Nastasia and Marcello work for a non-profit organization for social integration, which is based in the former monastery. Today, Nastasia is giving a workshop on regional cuisine. Poi abbiamo del grano,
e delle fave decorticate. Li abbiamo messi a bagno ieri. Allora, prima di tutto mettiamo i legumi nella pentola. Lentils, chickpeas, white beans, wheat grain and broad beans are placed in a large saucepan together with the water in which they've been soaking. La devi fare in quattro. Ok. Metto... Sì, mettila dentro, frate, grazie. Voi in Egitto che legumi mangiate? Mangiamo come la zuppa, mettiamo tutti gli spezi, prima cosa, poi le cipolle, patate, lenticchie, vabbè, il fave, roba vale. Nel nostro paese ho mangiato i fagioli, ho mangiato le lenticchie, e le fame non ho mai visto lì. Forse c'è, ma io non ho mai visto. La crapiata è un piatto povero perché è composto solo da legumi. In questa occasione abbiamo scelto questo piatto per insegnare ai nostri nuovi amici quali sono le parti fondamentali della nostra cultura, partendo ovviamente dal cibo, che è la cosa che poi possiamo condividere tutti insieme. Allora ragazzi, questa deve cuocere per almeno 3 ore. Nel frattempo andiamo a fare un po' di pasta, visto che oggi a pranzo ci sono anche i miei bambini e loro la crapiata non la mangiano assolutamente. Nastassia needs a pasta dough from the wholemeal flour that Marcello brought from the mill and a small amount of water. Faremo dei cavatelli a tre dita. Tre dita. Due orecchiette. This rolling by hand takes practice. E voi? Volete provare a fare la pasta? No. Perché? Non è una cosa vostra, troppo tipica. Fatim and Karamom prepare carrots, tomatoes, onions and parsley. Nastassia fries everything in olive oil. The vegetables are added to the pulses in the pot, giving the crapiata some vital color and flavor. After school, Nastassia's children often come to the monastery for lunch. Quanto entusiasmo. La pasta l'ha fatta la mamma tua. Fati, a te è piaciuto? Ah, tu hai mangiato la pasta. Non vale, Fati. No, non mangio la crapiata, mi è piaciuta moltissimo. Certo, bravo, grazie. Che raro. Dai, dai. Dinner will be piñata, a lamb hot pot. Antonella and Pino's friend Angelo are going to prepare it together. Certo. Prendi il caffè con me stamattina? Allo? Sto bene? Sto bene. Allora facciamo questa piñata. Due peperoncini li porto io. Due peperoncini li porti tu? Poi ce l'ho piantata a casa. Poi formaggio, poi lo prendo, sì, poi li prendiamo, formaggio, salame, salame questa, un po' di però lo prendiamo a parte. E tu vai dal macellaio. Caffè. Grazie. Prego. Quindi vabbè, insomma, questa cosa qui. Angelo will also be serving up another speciality. A roulade made from lamb giblets, which is being specially prepared by the butcher. Va benissimo. Ok. Ormone. Small pieces of the giblets, such as lungs, liver, and heart, are layered on a membrane of caul fat. Questa animella e il fegato. Iniziamo a fare un trito di aglio e prezzemolo. Lo tritiamo un po' così viene più fine. Bisogna mettere un po' di il pepe, parmigiano. E se ti piace piccantino, dici che lo vuoi un po' piccante? Appena appena, sì, non molto. Va bene così, Angelo. Va bene, basta. Once the ingredients are laid out on the fat, everything is rolled up into a tight bundle. Ti mandandoci in barone, vai. Eh no, voglio vedere, perché poi
ci consente di sfruttare tutti i prodotti interni dell'agnello e quindi fin quando potremo la tradizione farla andare avanti dobbiamo sempre produrre questi articoli. In the meantime, Antonella has prepared the vegetables from the market for the piñata. Potatoes, stalk celery, tomatoes, carrots, onions and wild chicory. Si chiama piñata perché viene messa in questa, diciamo, in questa brocca, in questo contenitore di terracotta e che ha proprio la forma, vedi, di una pigna. Now Angelo quarters the onions and slices salami and pecorino. La scorza serve perché dà un sapore in più alla pignata e poi così non si spreca niente perché la cucina di una volta era anche si sta ritornando per fortuna a questa cosa, quello di usare tutto il possibile e poi tutta roba buona. Allora comincio a mettere la pecora, che comincio a mettere un po' di sedano. Perché sono piccoli, quindi... Prendi un altro peperoncino. Mettiamo un altro peperoncino, sicuro che non è piccante assai. Grandi, lo mangio io. Vabbè, mica te la puoi mangiare tutta tu la pignata, cioè, ti piacerebbe. Lo mangio domani. Vai. Metti due pezzi di patate. Sì. Peperotto. E ci mettiamo anche un po' di cicoria. Beh, per forza, la cicoria... Da quel sapore amarognolo che ha. Sì, ma anche perché fa parte del. Chicory is an old herbaceous plant that is used predominantly in Italian cuisine. When the pot is full, salt water is added. Beh, adesso okay. La pignata è pronta. Possiamo andare. Andiamo. Pignata tastes best when it's cooked in a stone oven on a low heat. With this in mind, Antonella is taking it to the bakery. La inforniamo? La inforniamo, sì. Okay. Che ti pare? Di lusso. Di lusso, okay. Vero? Benissimo. Perfetto. Okay. The piñata is covered with bread dough, which helps to keep the aroma in the pot and will remain in the oven for 3 to 4 hours. Ready for serving. Ci siamo. Facciamo così, poi facciamo il resto. Un buon non contento. È gelosa, non so. Buon appetito, buon appetito. Però non è grasso. Fatta, no. Infatti, vedi, non c'è proprio, non c'è neanche. Dipende pure dal metal. Tutto molto, molto buono. Only around 200 families still live in Sassi houses in the old town. Not all of the Sassi in Matera have been restored. Many are derelict and some beyond repair. Many are being renovated, including at the old monastery. Preserving this cultural treasure requires expertise, and Marcello offers regular training and workshops in the monastery. He studied environmental science and has honed his knowledge of 3D printing over the last 10 years. Questa fantastica macchina che utilizziamo per stampare non fa altro che prendere il materiale che noi abbiamo preparato con la giusta fluidità a base di tufo e attraverso una serie di informazioni che noi gli trasferiamo con il computer fa muovere un estrusore su questo piano di lavoro e genera una serie di livelli di materiale che poi andandosi a sommare, come vedete in questo caso, possono generare delle strutture anche molto complesse. Con questa tecnologia, appunto, si può immaginare di recuperare delle chiese o dei monumenti particolari. Immagina di poter scannerizzare in 3D con un drone la facciata di una chiesa
e immagina che dopo un evento catastrofico la chiesa crolli, tu attraverso questa tecnologia puoi ricostruire la chiesa esattamente come era prima. Quello che vogliamo dare oggi è una prospettiva futura qui a Matera. L'uomo a Matera abita da 9.000 anni. E speriamo continui a abitare per i prossimi 9.000 anni con le tecnologie migliori possibili,